su coloro che vi appartengono, sia pure un'indegna, quella che dovrebbe essere cancellata dalla mia memoria. Comunque, annunziate a Sua Eminenza la mia ferma decisione di non rivederla. Signor Principe. Ma la potestà ecclesiastica che mostra tanto zelo nei riguardi di una... ha dimenticato completamente di far perseguire il suo complice. Meglio così. A ciascuno il suo compito. Signor Principe, Sua Eminenza, vi prega anche di voler favorire da lui, oggi stesso, all'ora che vi piacerà di fissare. Sta bene. Dite a Sua Eminenza che sarò da lui all'Ave Maria. Vi ho messo dinanzi agli occhi il vostro peccato. Non vi è uscito dal cuore un grido di esecrazione. Non siete dunque pentita. Ebbene, voglio dimenticare il vostro peccato, è orribile. Avete profanato la purezza del chiostro, ma voglio dimenticarlo, perché sono certo che infine ne chiederete voi stessa l'espiazione come un sollievo. Geltrude de Leiva, un giorno, quando chiedeste ancora giovinetta di prendere il velo, un sacerdote vi interrogò sulla vostra vocazione. Voi gli mentiste. Ebbene, questo esame vi è concesso di nuovo. Parlate liberamente. Sarete ascoltata con un desiderio infinito di comprendervi. Parlate. La vostra anima non può rifiutarsi. Ero giovinetta, lo avete detto. Con tutte le speranze, i sogni della vita. Non desideravo che amore intorno a me. Non trovai che facce chiuse, chiuse come i loro cuori. Dovevo farmi monaca. Era stato deciso così. Ero giovane. Seppero piegarmi. Segnai da me stessa la mia condanna. Geltrude, le vostre parole sono un rimprovero cocente. Toccava a me in quei giorni di corrervi accanto, alla creatura più bisognosa d'aiuto, all'inerme, mancò la sollecitudine del pastore. Ecco, io m'accuso dinanzi a voi. Ma oggi che dovrei pensare di me se non trovassi la parola che consoli la vostra anima per ricondurla a Dio? Dio, lo invocai prima del mio peccato, che mi allontanasse la tentazione. Come poteva togliermi dall'inferno se c'ero già dentro? La signora di Monza, la prima del convento. Bisognava vedermi nel cuore, tormenti senza speranza. Un giorno la tentazione ebbe un volto. Per me era un volto umano. Un sacrilego. Sì, un infame. E io un'infame peccatrice come lui, lo so. Ma chi era buono? Chi è buono?